Sei dietro loro. Ah, qua? No, ok, adesso lo proviamo. Comunque, le posizioni non, le prime volte non vengono naturali. Questa squadra si imbarca, loro sono scesi. A livello operativo, finché la squadra non è imbarcata e l'elicottero non se n'è andato, se non c'è un specifico ordine di allontanarsi, si resta qui. Se c'è un ordine, è un segnale internazionale caos che viene orientato nella direzione da cui dovete andarvene, salvo questo non ci si muove, ok? Perché quello che succede intorno è dinamico e devono avere tempo loro di verificare cosa succede. Primo. Mano sinistra qua, mano destra, a posto. Radio, oggetti, la radio può andare là davanti, gli oggetti vengono dati quelli dietro. Non lo dai in mano, c'è qua dietro, ma lì davanti non si porta nulla, non c'è spazio. Solito discorso, accosto, portellone, chiudo. Da quando non venite rimessi in queste condizioni. Voi andate pure. C'è spazio, c'è tempo, via il primo. Questa è la sequenza, dovete riuscire a vedervi in questa posizione, tre dietro e due davanti, visualizzarla e ripeterla una e l'altra volta. Se per mille motivi lo specialista è intento a fare dei controlli relativi al suo compito e non ci dà ok, o ci dà due ok ravvicinati perché sta facendo altre cose, che cosa dobbiamo sapere? Da qui al sedile, da quando siete giù al sedile, si muove solo una persona per volta. Va bene, imbarcatevi, si mette a fare gli affari suoi, ci ha detto che cos'è imbarcarsi, però qua si muove una persona per volta. Se lui non ci ha detto imbarcatevi, ma ci sta chiamando una per volta e si ferma, noi stiamo fermi. Cioè non aggiungiamo confusione perché non sappiamo che cosa sta facendo. Magari è lì verso per 5T, cosa del tipo, magari sta facendo una cosa importantissima. Quindi prendiamocela con calma, non succede niente, ok?